Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi voglio proporre una domanda intrigante, secondo me, una domanda particolare sul mondo del fumetto e sul modo di collezionare, su come e che cosa si colleziona a proposito di fumetti. Intanto voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché siete tantissimi, abbiamo superato i 5.540 e quindi insomma, però sta arrivando il video collezione, adesso è concreto, ci siamo quasi, ho comprato un altro scaffale ancora, ho spostato tutto, ci siamo. E vi voglio ricordare solo che questo canale fa parte dei nerd e tra oggi e domani insomma dovremo lanciare questa cosa bomba a proposito dei nerd, una cosa fighissima su cui stiamo lavorando da mesi, e ne seguirà un'altra collegata a questa che sarà incredibile. L'ultima cosa, vi ricordo il salotto di Sheldon, che è il gruppo su Facebook dove comprare, vendere, scambiare, postare le vostre collezioni, postare i video del vostro canale, insomma un salotto per nerd. Ma oggi siamo qui per parlare di fumetti e per parlare di, allora, che cosa collezionare. Cioè, io sono tra gli altri texiano da sempre, ok? Quindi sono texiano da sempre, quindi le grandi serie, i fumetti che vanno avanti da 70 anni, i capisaldi del fumetto italiano, o le capesante dei fumetti italiani, dipende dal fumetto, e Dylan Dog, Tex, qui abbiamo due mostri sacri del fumetto italiano, e quindi la bellezza di avere, poi chi colleziona tutta la serie originale, chi ce l'ha un po' di ristampe, un po' di importante avere il fumetto, ognuno colleziona, c'è chi colleziona, e ragazzi non vi perdete un altro tre chiacchiere che sto per registrare con Taormina, uno dei più grandi collezionisti di fumetti in Italia. Lui per esempio fa una sua priorità il fatto che il fumetto sia perfetto, cioè lui non vuole il numero 3 di Tex, vuole il numero di 3 di Tex che dopo 60 anni sia da edicola, quindi che costi una tombola ma che sia da edicola, quindi cerca la perfezione. Intanto scusate, piccola pausa, volevo dire a tutti quelli che mi hanno detto che figa la felpa, è bella la felpa, eccetera eccetera, questa felpa dell'X-Men, gli volevo dire guardate un po', questo è niente, perché questo è il retro della felpa, voi avete visto solo il davanti ma quello è il retro, quindi immaginate la bellezza di codesta felpa. Allora, poi stavo dicendo, quindi lui predilige il fatto che siano perfetti. Io dopo averla venduta, se tu c'hai tutti gli originali 30 anni fa e dopodiché li hai venduti, poi li hai ricomprati tra ristampe, poi li hai rivenduti tutti ed è la terza volta che rimetto in piedi la mia collezione di fumetti, ovviamente ho abbandonato qualunque velleità di avere tutto originale. Come vedete per esempio il numero 1 di Dylan Dog, io ho la ristampa anastatica, quella che aveva la cartolina che si può registrare il messaggio e urla, e poi gli altri ce l'ho tra originali, prima ristampa, seconda ristampa, punto a chiuderla, a chiudere i primi 400 numeri di Dylan Dog, conto a chiuderla di qualunque edizione sia. Dopo averla venduta tre volte, io c'avevo tutta originale, c'avevo due numeri uno originali di Dylan Dog, quindi dopo che hai fatto uno scempio come ho fatto io, oggi, se domani esce una storia, se ne ho la possibilità, eccetera eccetera, preferisco ovviamente gli originali e sostituisco con quelle ristampe. Ma se no, mi accontento di avere la serie, di avere la storia, di avere la, appunto la serie a fumetti in qualunque edizione sia. Poi ripeto, se esce una serie nuova voglio il numero 1, magari ne compro anche due per avere più in là due numeri 1, insomma cerco quando adesso posso cose nuove di avere ovviamente più pezzi e di usare il metodo di collezionismo più puro, e invece poi quello quando faccio i recuperi è quello che trovo insomma ragazzi, perché lo scempio ormai già l'ho fatto. Ma adesso sono andato in fissa da un po' di giorni, anche grazie alle chiacchierate, a questa playlist che mi sta dando grandissime soddisfazioni personali, perché mi dà la possibilità di parlare, di chiacchierare appunto, perché il tre chiacchiere con, di chiacchierare con gli autori, i protagonisti del mondo del fumetto, come se fossero a casa mia, e scambiarci due chiacchiere in amicizia, e non li ringrazierò mai abbastanza, tutti coloro che sono intervenuti e tutti coloro che interverranno, i ragazzi ce l'ho già una decina già registrate, di cui alcune clamorose, tutte bellissime, perché tra l'altro non sottovalutate che magari un autore che è meno, il cui nome è meno roboante, tipo che ne so, se uno intervista appunto Roy, se uno intervista Villa, che sicuramente sono delle chiacchierate clamorose,
ma non vi perdete neanche quelli che magari dite: ah, io questo non lo conosco, questo non so chi sia, perché ognuno tira fuori la sua visione, ognuno si tira fuori una chicca, ognuno ci farà vedere un disegno, una particolarità, un'idea di disegno che secondo me è molto molto bella da apprezzare. E quindi con tutte queste chiacchierate sono andato a fare, ovviamente ogni volta che faccio un tre chiacchiere vado a rileggermi ovviamente la storia della persona con la quale sto per andare a chiacchierare, e quindi andare a vedere tutto ciò che ha fatto. E molti, quasi tutti all'inizio, hanno fatto collaborazioni con magari piccole serie che sono durate 3 numeri, 5 numeri, 7 numeri, 10 numeri, 100 numeri, e che poi magari sono morte, magari non per mancanza di qualità, ma sono morte perché magari la casa editrice è abbandonata, la casa editrice ha fallito, magari non vendeva abbastanza, non si sostenevano i costi, ma che in mezzo ci sono magari disegnatori e sceneggiatori che oggi sono dei protagonisti importanti del mondo del fumetto e che appunto li ritroviamo ai loro esordi. E quindi ho cominciato a fare dei recuperi, un po' da mercatino quando li trovo, ma un po' anche proprio su eBay. Per esempio c'è un tre chiacchiere con Giuseppe Di Bernardo che arriverà in settimana, credo martedì prossimo. Giuseppe Di Bernardo, grandissimo autore, disegnatore, eccetera, eccetera, un autore importantissimo che ha fatto migliaia di cose che voi vedrete, decinaia di migliaia di cose che voi vedrete in questo tre chiacchiere, tra l'altro interessantissimo. Ma per esempio il suo personaggio creato da lui, Principe, e che a me piace tantissimo, è, se non mi perdo gli occhiali ve lo dico anche, è Desdemetus, l'insonne. Qui vi faccio vedere il numero 0 del 1994. Questa serie, uscita in soli 3 numeri più il numero 0, è una serie che a me colpì tantissimo. A me questa serie colpì tantissimo anni fa. E quando ho venduto per 2 volte tutta la mia collezione di fumetti, questi 4 numeri, 3 numeri più il numero 0, non me ne sono mai separato. Perché? Perché mi colpì molto il personaggio, mi colpì molto questo fumetto. E l'ho conservato e lo conservo gelosamente. Poi uscì una seconda stagione in 10-11 numeri dell'insonne che devo recuperare, però questa è una chicca a cui tengo veramente tanto. Un altro esempio, per esempio, è Jonathan Steele di Star Comics. Anche qui, per esempio, io vi faccio vedere, questo è il numero 1 di Jonathan Steele, ok? Questo Jonathan Steele è del 2004, ok? Novembre 2004. Qui troviamo addirittura, creato da Federico Memola, il compianto Federico Memola, e coordinamento a De Capone ovviamente, ma abbiamo ai disegni Stefano Martino e Riccardo Crosa, il Riccardo Crosa che tutti oggi conosciamo. Quindi per dire che ci sono dei gioielli in queste serie, delle serie particolari. Quindi poi adesso non mi ricordo Jonathan Steele quanti numeri è durato, però ci sono tantissime serie così, c'è Hammer, c'è... alcune le sto recuperando, le vedrete nei prossimi acquisti fumettosi, vedrete delle miniserie, delle piccole serie morte giovani che... ho recuperato e sto recuperando perché fanno parte della storia di tantissimi autori poi affermatisi. Ve ne dico un'altra, e oggi ho registrato con Marco Foderà, l'altro giorno ho registrato con Fabio D'Agata, e anche con loro abbiamo scoperto delle piccole serie. Per esempio si parlava di serie della Star Comics che erano un po' delle imitazioni dei personaggi Bonelli e che ebbero pochissimo successo, pochissima vita. Questo per esempio è il numero 1 di San Michele, I Sigilli della Folgore. A parte il fatto che questo l'ho trovato a un mercatino, ragazzi, è praticamente pari al nuovo, è bianco, è perfetto, è eccezionale, sembra uscito dall'edicola, e questo numero è del 2010, quindi ha già 10 anni. E questa copertina per esempio è di Fabio Celoni, quindi ragazzi, tanta roba, e i disegni dentro sono di Sergio Gerasi. Soggetto e sceneggiatura Fabio Celoni e Adriana Coppe, lettering Adriana Coppe, e questo per dirvi che in mezzo ci sono grandi disegnatori, grandi sceneggiatori. Quindi sono delle chicche da recuperare, ma ce n'ho tantissimi altri di questi, li vedrete a breve nel video collezione. Quindi che cosa
che cosa, come collezionate voi? Che cosa collezionare? Solo le grandi serie, quindi colleziono solo Tex, Dylan Dog, Martin Mister, colleziono solo Dago, colleziono solo Topolino, colleziono... oppure andare a recuperare tutte queste chicche, queste miniserie, questi esperimenti, queste prove che comunque nascondono al loro interno grandissimi autori, grandissimi disegnatori e che comunque fanno parte della storia del fumetto italiano e che comunque sono dei piccoli gioielli? Io sto andando in fissa, sto cercando di recuperare tutte queste miniserie, tutte queste piccole chicche, questi piccoli numeri che nascondono dei tesori all'interno. Lì ce n'ho altri, ve li farò vedere, poi ne arrivano altri perché sto comprando delle serie su eBay. Tra l'altro sono tutte miniserie da 3, 5, 7, 10 numeri che si recuperano veramente con due soldi. E quindi non lo so, io sono andato in fissa per questo aspetto del collezionismo dei fumetti. Voi come vi regolate? Che cosa collezionate? Questo è il quesito che vi lascio oggi. Spero che mi lascerete sotto dei commenti e mi direte che cosa ne pensate e vediamo che cosa suscita questo mio video e che cosa suscita questa mia provocazione, insomma, questo mio stimolo che vi sto dando. E poi chissà, magari se c'è veramente tanto riscontro, magari potremmo fare anche una live a tema così, dove voi mi mandate le foto delle vostre miniserie e potremmo fare un elenco di tutte miniserie, piccoli gioielli da andare a riscoprire. Nel frattempo non vi perdete il Tre Chiacchiere di domani, che è proprio di Bernardo. Sì, il Tre Chiacchiere di domani è proprio di Giuseppe Di Bernardo, quindi in tema proprio con Des Di Medius e tutte le altre cose che lui ha realizzato. E poi non vi perdete gli acquisti fumettosi, ma non vi perdete i Tre Chiacchiere, arriverà un altro castello, Action Figure, insomma, la solita programmazione di 8-bit. Ciao ragazzi!